sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare. La realizzazione dei disabili come cittadini e come integrati perfettamente nella società. È questo lo scopo delle varie associazioni che si snodano nella nostra provincia e che sono nate appunto per aiutare questi giovani tanto intelligenti che hanno bisogno soltanto di una piccola mano per essere gente normale come tutti. Ci troviamo a Cammarata, l'associazione L'Arca, la prima associazione nata a Cammarata nel 2003, che si prefigge proprio lo scopo di stare in compagnia a questi splendidi giovani e renderli persone normalissime. Venite con noi, le andiamo a visitare. Siamo con il presidente, Vincenzo Lo Scrudato. Allora, ci racconti un po' come funziona questa struttura. Allora, l'associazione è nata il 28 febbraio del 2003 da alcuni professionisti del sociale, cioè infatti nel direttivo dell'associazione ci sono psicologi, logopedisti, assistenti sociali. E il nostro scopo è stato quello di incentivare le attività per i ragazzi disabili, i quali finendo la scuola stavano a casa, non facevano niente, si annoiavano. Quindi è nato appunto per questo, aiutare i ragazzi, fare attività sportiva, perché il nostro scopo principale è quello di incentivare lo sport, non solo a livello promozionale ma anche agonistico. Infatti da un paio di anni siamo affiliati al CIP, prima FIS di Federazione Italiana Sport e Disabili, oggi CIP, Comitato Italiano Paralimpico. Partecipiamo alle varie gare regionali, anche nazionali, perché abbiamo fatto un campionato italiano di tennis di tavola a Palermo nel maggio scorso, a settembre un campionato europeo a Jesolo e ora il 20-21 maggio parteciperemo ai campionati italiani di nuoto a Roma con 3 atleti. Poi a livello di tennis di tavolo siamo vice campioni regionali della categoria disabilità mentale. E poi oltre a fare sport facciamo piccoli lavoretti manuali, ricreativi, facciamo canti, balli, organizziamo gite culturali, siamo stati 2 volte a Roma a incontrare il Santo Padre, spesso andiamo a mangiare la pizza perché i ragazzi piace tantissimo andare in pizzeria. Come una fotografia, dai forni incerti e questa vita, la mia. Trovo in un cassetto e poi ogni giorno dentro gli occhi tuoi. Sono di una dolcezza ed un'affettuosità indescrivibile. Quando arrivano mi abbracciano, mi baciano, non vogliono mai andare via, vogliono restare sempre qui, vogliono andare sempre a mangiare la pizza, lavorano con noi, si divertono, mi diverto anch'io. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi. Dimmi che tu ci sarai quando la malinconia vestirà i ricordi. Nel giro di 3 anni già siamo 40 tra famiglie dei disabili e ragazzi disabili che partecipano attivamente. Devo anche ringraziare i genitori perché ci aiutano tantissimo. Io sono contenta che mio figlio viene qua, è un ragazzo, diciamo, volontario, socievole,
tramite qua Associazione L'Arca io sono contentissima perché mio figlio è un bambino, diciamo, nervoso e frequenta purtroppo le barre. E sono contentissima che mio figlio, tramite Caterina De Santis, Letizia, Vincenzo, sono contenta. Ascoltami, se da quell'angolo di altitudine ne sai di più di me. Facciamo il ballo latinoamericano, facciamo le canzoni. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione del Festival della Canzone. Sono stati tutti bravissimi, tutti sapevano la canzone a memoria e continuano con noi ogni giorno a divertirsi. Cerchiamo di integrare bene i nostri figli anche con gli altri ragazzi, con, purtroppo con la realtà che viviamo qua a Cammarata, che è un pochino disagiata per quanto riguarda questi ragazzi. Abbiamo questa piccola sede che ce l'abbiamo grazie ai frati minori di Cammarata. Dobbiamo dire grazie ai frati che ci danno questa possibilità e all'associazione Carta Vetrata perché collabora con noi, perché usufruisce pure di questi locali. L'associazione che ci voleva, signora? Certamente ci voleva, perché dove vanno questi bambini? A parte che mia figlia è femmina, dove la mando? Se non c'è questa associazione, resterà chiusa a chiave, come ai tempi antichi, chiusi dentro casa. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. È un divertimento sia per me che per gli altri assistenti, sia per loro. Noi ci divertiamo vedendoli sorridere e sorridono sempre, non sono mai arrabbiati. Fanno ogni tanto arrabbiare me, ogni tanto mi fanno arrabbiare, però con un abbraccio passa tutto. Cioè, noi veramente speriamo di più presto di avere una sistemazione migliore, perché anche perché l'attività la facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì siamo sempre impegnati. Dalle 4:30 fino alle 6:30, un giorno attività ricreative, un giorno andiamo in piscina, un giorno andiamo in palestra, un giorno si allena qua a tennis e tavolo, quindi da lunedì a venerdì i ragazzi sono sempre impegnati, anche perché poi se mancano, se un giorno ci fermiamo già allora i ragazzi ci restano male, e oggi non ce n'è attività perché non la facciamo, cioè, può essere creato anche un clima di amicizia, cioè siamo bene assieme. Keeping all the things I knew inside.